Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare delle stagioni che verranno. Più precisamente andremo a vedere insieme le nuove armi del pinnacolo della stagione 5 e alcune piccole novità riguardanti la stagione 6 e la stagione 7. Ma partiamo subito dalla stagione che verrà, ovvero quella dell'Armeria Nera che inizierà il 27 novembre. Più precisamente analizzeremo nel dettaglio l'argomento armi del pinnacolo. Per chi non lo sapesse, infatti, nella stagione 3 e nella stagione 4 sono state inserite delle quest per premiare i più infervorati del crogiolo. Tramite la classifica competitiva, infatti, nella stagione 3 potevamo ottenere lo spadone di Redrix, mentre nella 4 l'urlato alla luna e per i più esperti il per non dimenticare. Ebbene, Bungie ha voluto seguire i consigli della community, aggiungendo questi tipi di armi anche nell'avanguardia e in azzardo. Prima però ci tengo a precisare che tutte le quest che avete iniziato con questa stagione rimarranno fino alla fine dell'anno, quindi siete ancora in tempo per ottenere Urlata alla Luna per non dimenticare il Gladio di Redrix. Ma adesso andiamo subito a vedere le tre armi che verranno aggiunte. Purtroppo il settimanale di casa Bungie in cui vengono descritte queste armi non è uscito in italiano, quindi i nomi sono una traduzione bene o male letterale, potrebbero cambiare con l'uscita dell'espansione. Partiamo subito dall'arma dell'avanguardia. Questa si chiamerà Domanda Caricata e sarà un fucile a fusione ad arco. Il perk peculiare di quest'arma ci permetterà di sparare delle raffiche potenziate quando la batteria, quindi il caricatore, starà al massimo, che causerà quindi danni ingenti e farà esplodere i nemici alla morte. La quest di quest'arma è tuttavia abbastanza semplice, infatti come primo step, dopo ovviamente averla ritirata da Zavala, dovremo effettuare 500 uccisioni con fucile a fusione in qualsiasi gara alla notte o assalto. Il secondo step invece ci richiederà di effettuare 1000 uccisioni ad arco in qualsiasi cara alla notte o assalto e l'ultimo di completare 40 cara alla notte o assalti. Una volta completato ciò ci basterà tornare da Zavala che ci darà l'arma in versione prodigiosa. Sinceramente delle tre questa è quella che mi ha interessato un attimino di meno, perché comunque il perk si attiva abbastanza raramente, ovvero quando abbiamo il caricatore intero, mentre per il resto rimane un semplice fusione. Passiamo ora all'arma esclusiva di azzardo. Questa si chiamerà Rompicollo e sarà un fucile automatico cinetico. Il perk del rompicollo, che di base sarà un 450 colpi al minuto, andrà proprio ad impattare sulla sua cadenza. Infatti quest'arma sarà munita anche del perk Furia, che ogni volta che verrà attivato e accumulato farà aumentare la cadenza dell'arma. Questo vuol dire che la prima volta che uccideremo un nemico la cadenza aumenterà, se ne uccideremo un'altra aumenterà ancora, con un effetto cumulabile fino a 3 volte. Di per sé il perk non sarebbe più di tanto particolare, considerando che abbiamo già un'arma come il Suros Regiment che lo possiede. Diventa però interessante la combo di questo perk con il perk Furia, che aumenta di poco i danni di ogni proiettile, ma che sommata all'aumento della cadenza potrebbe realizzare una combo veramente devastante. Anche la quest di quest'arma è tuttavia molto semplice, infatti dopo averla ritirata dal ramingo dovremo effettuare 500 kill in azzardo con un fucile automatico, 100 multi uccisioni sempre in azzardo con un fucile automatico e 150 nemici sconfitti sempre in azzardo. Mi raccomando la differenza tra nemici, ovvero guardiani, e uccisioni, quindi mob qualunque. L'ultimo step invece ci richiederà di effettuare 40 partite in azzardo, dopodiché potremo tornare dal ramingo che ci darà l'arma già prodigiata. Passiamo ora all'arma del crogiolo, quella che sembrerebbe la più interessante. Questa si dovrebbe chiamare Cima della Montagna o qualcosa di simile ed è un lanciagranate cinetico. Il perk peculiare di quest'arma si chiama Micromissili e ci permetterà di sparare in linea retta un razzo ad alta velocità. L'arma è quindi un incrocio tra un lanciarazzi e un lanciagranate. La differenza sta però nel fatto che l'arma ha un perk alternativo, ovvero quello che rende le sue munizioni appiccicose, che appunto si attaccheranno sui nemici o sugli elementi ambientali. La quest però di quest'arma è stata leggermente cambiata rispetto a quelle passate dell'ululato e dello spadone di Redrix. Infatti gli step andranno a punti e potranno essere completati sia in quick play che in competitiva. Tuttavia dovremo comunque raggiungere alcuni gradi della classifica gloriosa e quindi competitiva. Il primo step infatti ci chiede di raggiungere il grado glorioso audace. Per il secondo invece dovremmo effettuare delle uccisioni con il lanciagranate per un totale di 750 punti. Questi saranno divisi e ci daranno 3 punti se la kill viene fatta nelle quick play, mentre 10 se questa viene fatta in competitiva. Dopodiché dovremmo effettuare 200 punti per doppia kill, quindi uccidere due avversari in rapida successione utilizzando il lanciagranate e riceveremo 2 punti per una doppia in quick e 5 per una doppia in competitive. Lo step invece che sembra più insidioso è quello delle medaglie. Dovremo infatti guadagnare 100 punti con le medaglie traiettoria calcolata. Questa ci richiederà di uccidere 3 avversari con un lanciagranate senza morire, quindi di fare una serie da 3 con un lanciagranate.
e ci darà 4 punti in competitiva e 1 punto in quick play. Come ultimo step invece dovremo come al solito raggiungere il grado glorioso bestiale, stesso step dell'ululato e dello spadone. Abbiamo quindi finito per quanto riguarda le armi del pinnacolo e ora vorrei soffermarmi un attimo su alcune immagini che sono state rilasciate riguardo le nuove stagioni. Come sappiamo nel corso di questo anno usciranno 3 stagioni, la prima quella riguardante l'Armeria Nera, la seconda quella di Azzardo Cosmico e l'ultima quella di Penumbra. In questa in particolare, dove vediamo le 3 stagioni rappresentate in 3 immagini successive, possiamo notare sullo sfondo alcune forme familiari. Partendo dall'Azzardo Cosmico, sulla sinistra possiamo notare un guardiano che utilizza un fucile automatico con una sorta di baionetta equipaggiata, forma che ci ricorda molto quella del Monte Carlo di Destiny 1. Sempre all'interno di questa immagine, però sulla destra, vediamo invece un cannone portatile dalla forma molto particolare e grossolana, che ci ricorda molto l'Aculeo. L'ingresso di quest'arma all'interno di Azzardo Cosmico avrebbe molto senso a livello di lore, dato che sappiamo che il Ramingo era un seguace di Dragian Yor. Per quanto riguarda invece l'ultima espansione, quindi Penumbra, all'estrema destra, a sinistra di Benedict, che vediamo in una veste molto particolare con una katana equipaggiata, possiamo vedere un guardiano sparare con un cannone portatile in una modalità molto strana. Infatti questo sembra abbassare il cane dell'arma, movimento che avevamo già visto in Destiny 1 nella mitica ultima parola, di cui tanto si vocifera e che quindi forse potremmo vedere all'interno di Penumbra. Quindi ragazzi, queste erano tutte le novità riguardanti le prossime stagioni e in particolare quella dell'Armeria Nera. In questi giorni dovrebbe tenersi una live di Bungie in cui spiegheranno meglio cosa verrà aggiunto nella prossima stagione. Quindi mi raccomando, non perdetevi il video che uscirà e come al solito direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, dite tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche dal bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul e la tua luce è mia.